Dri 12, Piazza 9, Zacchetti 4, Truccolo 5, Gueye 4 e Bellina 2. Per Costa Volpino invece Centanni 9, Planezio 3, Baroni 2, Meschino 3, Belloni 1, Becerra 6, Guerci 6. È cominciato il terzo quarto, andrà a Piazza da 3 punti, non va, primo ferro, la palla esce, rimessa a Costa Volpino, quintetti sul rettangolo di gioco per Udine, Piazza, Dri, Gueye, Principe, Bellina. Per Costa Volpino invece Centanni, Planezio, Azzola, Baroni e Meschino. Costa Volpino, caro Gian, sta battezzando Piazza, tanto Centanni da 3 punti, sbaglia, dicevamo Costa Volpino battezza Piazza, passano sempre o in seconda o in terza e per adesso purtroppo Andrea Piazza ha cannato i tiri da 3 punti. C'è un problema per Andrea Piazza, credo. Andrea Piazza protesta un po' con gli arbitri, forse l'architetto ha subito un colpo fortuito lontano dal pallone, difatti Baroni si scusa con i suoi ex compagni di squadra. Coscolpacci si è tolto il maglioncino, la Mazzarri, ma non piange come lui. Ah, però ci sono sul cubo di cambi, Piazza, è tutto a posto. Intanto è cominciata la partita a Montichiari, la metà del primo quarto, Montichiari 11, Treviso 5. Bellina rincula contro Baroni, semigancio destro, Federico Bellina non va, c'è il fallo poi di Mattias Principe che ha spinto dietro Planezzo, il quale ha accentuato il contatto. Sì, noi tifiamo Montichiari Treviso. Max, per cosa tifiamo noi? Monti... lì Montichiari, Forza Scanzi, forza ragazzi, quindi, no, per capire dove orientare il mio gufaggio, non per altro. Tanto chiediamo magari riscontro a Francesco Tonizzo, ci può mandare un messaggino dicendoci se è tutto ok oppure no, perché anche Valerione Morelli ci ha tagliato, ci ha tirato le orecchie. Quindi Morelli ci sta seguendo veramente, non è una finta. Sì. Ciao Valerione. Il consegnato da Meschino a Centanni, palleggia il tiro a Centanni, primo ferro, non va, il rimbalzo è per la GSA che comanda sempre sul 36-30 quando mancano 8 minuti e 50 secondi alla fine del terzo quarto. Fallo lontano dal pallone di Planezzo in uscita dai blocchi contro Federico Bellina. Terzo fallo per Planezzi, un fallo di squadra per la Vivica, se ne ha uno anche la GSA in questo terzo quarto. A 8 minuti e 43 secondi lo scoccare del trentesimo minuto, ricezione difficoltosa per Principe. L'architetto chiama al picherol alto da Principe, Bellina, Bellina, spazio da 3 punti con Baroni per terra. Bellina spara al triplone. Baroni, sono due le cose, o si è preso il tuono o sta facendo scena. Secondo me il tuono se l'è preso, però fortuito. Baroni è per terra. Non era per prendere in giro, è lungi da me, è giusto per dire, no? Sono due le cose. Sembra che il tuono se la sia preso veramente, infatti ha delle problematiche al naso. Speriamo che sia tutto a posto, senza anche il dirigente al tavolo della Vivigas per applaudire Mattias Principe. Sì, boh, questo non deve farlo onestamente. Questo non deve farlo perché era un contatto di gioco. Questo da applaudire Principe è proprio, trovo una cosa assolutamente fuori luogo. Ben per lui che il Principe è un ragazzo tranquillo, perché onestamente questa vedo come una provocazione inutile e gratuita. Un dirigente non dovrebbe farlo. Anche Baroni qua non doveva dire questa cosa a Principe. La Biana è evidente, questo non doveva dirlo e gli arbitri questo l'hanno sentito, dovevano punirlo, dovevano fischiare un fallo tecnico a Baroni. Ok, ha preso il colpo e magari nervosito, storie tese anche tra Corpacci e Crotti, diciamo che tra Baroni, Planezzo e Principe giusto, è stato fallo giusto tecnico a Crotti. Non doveva darlo a Crotti, doveva darlo a Baroni, perché ok, ha preso il tuono, non stai bene, stai male, ho avuto nervosismo, però non esisti che ti alzi, guardi un giocatore e gli urli pezzo di puntini puntini. Questo è fallo tecnico, l'arbitro non l'hanno fischiato. Ah, ecco, sì, giusto. Poi dispiace per il ragazzo, no, il numero 12 non è possibile, fallo a Baroni credo. Okay. Ah, ecco, fallo tecnico a Baroni. Allora,
chiaro che il ragazzo ha preso, infatti esce Principe, buon cambio questo dei Corpacci, in modo da negargli la standing rovescio meritata. Tutto è nato dal fallo di Principe contro Planezio, un po' di trash talking tra Planezio, Baroni e lo stesso Principe. Poi Principe gli ha tirato un tuono, diciamo così. No, ma guarda, io l'ho visto, un contatto di gioco era. Il tecnico di Costa Volpino sta ancora protestando con gli arbitri. Ci saranno due tiri liberi, la rimessa da metà campo per la GSA. Speriamo che sia tutto ok per Baroni. Sì, speriamo che sia tutto ok. Chiaro, allora, considerazione finale. Dispiace per il ragazzo che si è fatto male, non finge a male male. Il contatto era un contatto di gioco, contatto duro. Tutto il resto è cabaret, gratuito, ringraziamo. Filiberto Dri, 1 su 2 da linea della carità, rimessa da metà campo per la GSA. Salutiamo anche Marco Della Vedova, che si è portato appresso anche il computer, visto professionista d'oro. Della metta che i puntini sulle dita, dice è una mano per Corpacci, lo sappiamo. Della. Che lo ricordiamo, era anche un signor giocatore, era uno di scudieri di Corpacci, tante sfide passate, no? Gueye interrompe il palleggio, trova Filiberto Drin, post basso riceve, Giazzacchetti, 6 secondi alla fine 24, Giazzacchetti segno di fondo, apre la scatola per Piazza, l'extra pass per Bellina da 3 punti, non va, in and out e rimbalza per Planezio, 8 minuti, 4 secondi alla fine della terza frazione, GSA 40, Costa Volpino 30, Planezio da 3 punti, segna la tripla, del meno 7. È un tiratore Planezio micidiale, non bisogna lasciare spazio. Attacco per la GSA, in punta Filiberto Dri, doppia uscita per Osman Gueye che va sul lato destro, Gueye per Bellina, ancora Feder, incula contro Meschino gravato di 3 falli, Bellina cadendo all'indietro, solo Cotone. Gli ha tirato in testa, come detto tu, Meschino non poteva far sentire felicità, 3 falli, quarto fallo anche con l'infortunio di Baroni, sarebbe stato un macigno pesantissimo. Fallo di Andrea Piazza che ha mantenuto le gambe alte contro Centanni, secondo fallo di squadra per la GSA, ne ha due anche la Vivigas, 7 minuti, 18 secondi alla fine della terza frazione, GSA 42, Vivigas 33, a Montichiari, 8° minuto di gioco, Montichiari 15, Treviso 5. Bene Treviso, questo è l'inizio partita. È lunga, è pensiamo a noi. Sei sicuro? Figurati. Guerci da mezzo angolo anche per lui, solo Cotone, Guerci che affrontava in campo Carlo Nobile, il team manager della GSA Udine negli anni 90, Guerci a Torre Boldone, Nobile anni a Cividale, Guerci, forse 38 se non sbaglio, portati bene però va per 39 se non sbaglio. Zacchetti viene raddoppiato, Bellina palla per terra, Meschino a fare un attacco, sì. Anche se non era fallo l'ha mostrato molto bene Meschino il contatto, Max, spalla petto, poi sai cosa, in questo istante anche gli arbitri hanno la pulce all'orecchio del contatto di Principe prima con Baroni, quindi nel dubbio un contatto in questo istante lo fischiano a favore di Costa Volpino. Qua Fede ha abbassato il baricentro, spalla contro petto, lungo contro semilungo, punisce sempre il lungo. Alda Luz, 30° minuto del primo tempo, sempre 1-0 per i lusitani. Questo è molto importante, molto molto importante, ci vorrebbe anche il secondo dei ragazzi. In post basso ancora Guerci, cadendo lì dietro segno di fondo, altro canestro di classe cristallina per Guerci. Ma dalla media distanza Guerci è una sentenza. C'è Zacchetti in punta per Federico Bellina, pronti sul cubo dei cambi. Belloni e Becera da una parte, Truccolo dall'altra, Andrea Piazza accetta cambio difensivo Guerci, c'è un mismatch, Zacchetti contro Centanni in post basso, Dri non va verso Joel, Dri si prende la tripla cadendo all'indietro, la sbaglia, Bellina va rimbalzo, non recupera il pallone, lo fa invece Guerci. Inerzia ora per la Vivigas che rincorre su meno 5, 42-37 quando mancano 5 minuti e 55 secondi alla fine del terzo quarto, la stoppata di Andrea Piazza che ha sporcato il tiro di Centanni, palla Udine. Bene così perché si è allargato ed era solo il soletto Guerci sul classico pick and pop di Costa Volpino, bene che non l'hanno visto. Andrea Piazza, resto di potenza, non va con la conclusione, Gueye si ritrova a pallone tra le mani dopo aver cercato un extra pass, spara la tripla, se la prende, la manda a bersaglio. Tanta fortuna per il marziano.
Sì, che poi non ti sei accorto, ha fatto un balzo felino, è caduto per terra, si è rialzato in un nanosecondo ed è riuscito a sboccare il pallone. Ha sbilanciato da fermo la difesa. Sì, vero, verissimo, ottima disamina. Escono Azzola e Pranezio per la Viviga, se entrano come anticipato Becerra e Belloni. Dall'altra parte, fuori Dri, rientra Truccolo. Belloni in palleggio, ribaltato per Becerra che poi completa il triangolo verso Guerci. Guerci contro Zacchetti, c'è fuori dalla difesa. Due tiri liberi per Guerci. Terzo di Joel o quarto? Terzo. Terzo dovrebbe essere. È il terzo, sì. 5 minuti, 18 secondi alla fine del terzo quarto. Udine 45, Costa Volpino 37, Montichiari, pardon. È finito il primo quarto, Montichiari 15, Treviso 9. Brutto cliente Guerci, per Joel. Guerci a segno col primo dei due tiri liberi. Guerci che... è uno che spesso fa 2 su 2, Guerci. È già arrivato in doppia cifra, undicesimo punto per lui, è il miglior marcatore dei suoi. Ancora Guerci a bersaglio. Dodicesimo punto per il capitano della Vivigas. Continua ad allungare la difesa a tutto campo della Vivigas. L'errore che non deve commettere la Gessa è quello di palleggiare. Bisogna giocare a pallavolo per andare in attacco. Sicuro, bisogna assolutamente non mettere giù il pallone, perché contro il pressing di tutto campo è l'errore più usuale che fa l'attacco. Bellina si alza a piazza, quasi convulsa, la si mette in proprio l'architetto sfortunato. Può ripartire Costa Volpino con Centanni. Centanni in palleggio dietro la schiena, poi anche con crossover frontale, palleggio restituito da tre punti, Centanni non va, rimbalzo lungo conquistato da Riccardo Truccolo. 4 minuti, 43 secondi alla fine della terza frazione, Gessà 45, Costa Volpino 39. Mattia Sprinsive sul cubo dei cambi. Bellino ribaltato per Osman Guei, un quarto di campo a disposizione per lui, guardia alta però per Osman che va dietro la schiena con un passaggio verso Riccardo Truccolo. 4 secondi alla fine di 24, Ricchi deve andare, Ricchi da 3 punti, non va, primo ferro, rimbalzo per Meschino. Illusione del canestro qui. Becerra va in mezza penetrazione, Guerci non si prende la conclusione, consente ancora per Becerra, si stacca Riccardo Truccolo, non riesce a scippare il pallone dalle mani di Guerci. No! Gio Zacchetti commette il quarto fallo e farà posto a Matteo Principe. Perché? Questo è un fallo che non doveva farlo Joel. Più che errore di Zacchetti, astuto Centanni, sì, a prendersi contatto. Bravissimo Centanni lì. Joel però non so, doveva fare un 3 passi indietro, magari concedere il tiro. Quarto fallo di Joel, questo una brutta notizia veramente. Centanni segna primo dei due tiri liberi. Che dice Donizio? Funziona tutto? Tutto audio. A posto, tutto a posto. Tutto a posto. Salutiamo sia lui sia sua moglie Silvia. Salutiamo tutti lo Stonizos che ci sta seguendo. 2 su 2 per Centanni che esce. Al suo posto entra Franzoni. Qualche minuto di riposo per il playmaker della Vivigas. 45 GSA, 41 Costa Volpino. 4 minuti esatti alla fine nel terzo periodo, palla in mano per la GSA. Osman Guei in palleggio, cambio difensivo Meschino. Principe contro Becerra, libero andrà a piazza che non si prende la conclusione da 3 punti. Bellino mette la palla per terra, l'ex pass per Trucco, tripla aperta dall'angolo, Riccardo Trucco non va in and out e rimbalzo è per la difesa. Un buon attacco però è stato questo, ha oggetto bene la palla, piazza un po' la scimmia sulla spalla, non si è preso il tiro, poi è andata una buona conclusione, sfortunati. Belloni interrompe il palleggio in maniera frettolosa, poi Meschino ancora consegnato per Belloni, c'è fallo di Gueye, anzi no, fallo in attacco, bravo l'arbitro, fallo di Guerci, bravo l'arbitro. Che ha visto contatto falloso all'interno dal pallone di Guerci contro Principe. C'era netto Guerci da capitano vero, magari voleva mettere un punto esclamativo su quel contatto precedente, però il contatto c'era. Andrà piazza in palleggio contro Franzoni, è pronto Filiberto Di sul cubo dei cambi della GSA, forse per sostituire lo stesso architetto. Tanto taglia in backdoor Truccolo, non riceve da Bellina,
commette fallo. Col bonus. Udine bonus, due tiri liberi per Meschino. Il fallo del numero 12. Però Jack Bride, anche lui, mette i puntini sulle i, dice state tranquilli che funziona di nuovo tutto, e il volume è uguale per entrambi. Caro Jack, io stasera ti aspettavo al Maranga, però. Vabbè, ma così infrasettimanale anche il buon Jack avrà. C'è una bustina in attesa per Jack Bride. Assegno Meschino. Che fallo di Bellina, scuro è stato? Dovrebbe essere il terzo, se non vado errato, però te lo dico subito. Per Bellina è il terzo fallo. Meschino 2 falli su 2. Tra lui e Joel. Meschino 2 su 2, meno 2 anche per la Viviga sul 45-43. Poveri un po' bagnati gli ultimi minuti per la GSA. Andrea Piazzo attacca dal palleggio Meschino, sì, lo batte, non c'è fallo secondo gli arbitri. Extra pass che non arriva sull'asse Piazza Principe. 4 secondi sul cronometro dei 24 per la GSA. Difesa uomo per Costa Volpino. 2 minuti 49 secondi alla fine del terzo quarto. Filiberto Dri si protegge con il ferro, converte in reverse. 4-7 GSA contro 3 Costa Volpino. Phil Dri MVP, lui per ora per la GSA. Sì, qua ha fatto la scelta più difficile, poi è stato bravo a proteggersi col corpo e col ferro. Ora dobbiamo difendere un po' meglio, non commettere qualche fallo ingenuo, perché Costa Volpino sta vivacchiando sui nostri errori. Infrazione di passi per Franzoni, Guerci lo sta maledicendo. Sì, non l'ha presa benissimo Guerci. Era uscito Bellina per far posto a Filiberto Dri, non Andrea Piazza come prevedevo. 2 minuti 18 secondi alla fine della terza frazione. 4-7 GSA, 4-3 Costa Volpino. Osman Gueye forse per segni passi in partenza, c'è fallo di Meschino. Grazie Emanuele, il numero 4. Questo è un tiro Meschino, perché è il quarto fallo del numero 10 che Costa Volpino. Non riesce Baroni, che per fortuna, perché abbiamo un po', anche io bacchettato un po' troppo, però sono contento di vederlo in campo. Guarda l'occhiata di Baroni a Principe, guarda Baroni che parla ancora con Mattias Principe. Io così, però non andrei mai contro un gaucho, onestamente, detta così, cioè, no? Allora, se protesta così, Coppa se l'è preso, secondo lui è stato non fortuito. Intanto è uscito Manuel Meschino, appunto, per se la vi, come direbbero a Parigi, se la vi, c'è un contatto, finita lì, per fortuna per te non hai nulla di serio. Tanto Gueye 1 su 2 da linea della carità. Gueye zoppica anche un po', lo stava facendo sul press, così un po' di corsetta blanda. Speriamo non anche di salire anche per lui. 4-8 GSA, 4-3 Costa Volpino. 1 minuto 53 secondi alla fine del terzo quarto. Becerra da 3 punti, non va primo ferro, rimbalzo è per il Marziano. Si fanno sentire i ragazzi del gruppo deciso, vecchia guardia. Filiberto Drin palleggio contro Belloni. Coach Corpacci chiede solo di muovere il pallone. Andrea Piazza, crossover frontale, va in penetrazione, sbaglia l'appoggio, lottano al rimbalzo Guerci e Principe. C'è braccino adesso Andrea. Braccino un po' per tutti, per la GSA. Becerra dall'altra parte, interrompe il palleggio, tripla aperta per Guerci, no. C'è il fallo di chi, di Truccolo contro Baroni? Sì. Di che Truccolo, due tiri liberi a disposizione per Costa Volpino, però in precedenza il time out chiamato dal tecnico Lombardo Crotti sul 48-43 per la GSA, quando mancano 1 minuto e 23 secondi alla fine della terza frazione. Partenza del pullman gratuito alle ore 15:30. Gian, diamo anche l'aggiornamento da Montichiari. A 5 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo, Montichiari 26, Treviso 15. Diamo i tabellini aggiornati qui da Palasport Benedetti sul 48-43 per la GSA. Dri 15, Piazza 9, Zacchetti 4, Truccolo 5, Gueye 8, Bellina 7. Per la Vivigas invece Centani 11, Planezio 6, Baroni 2, Meschino 5, Belloni 1, Becerra 6 e Guerci 12. Sì, io ripeto la mia disamina, magari sembra un po' troppo semplice, però secondo me è così. Costa Volpino
in questo terzo quarto è rientrata in partita, sta vivacchiando grazie a qualche piccola sbavatura di Udine, guarda qualche fallo di troppo essendo in regime di bonus, insomma in questo istante un fallo di Ricchi lontano dalla palla che manda in lunetta Barone. Barone a bersaglio, altra chance per lui. Meno 4 per Costa, Baroni a segno. 2 su 2 per lui, 48 GSA, 45 Costa, Volpino. Un minuto, 15 secondi alla fine del terzo quarto, attacco per la GSA. Intanto Jack Braida dice che al ristorante a Verona con parte della squadra della Tezenis. Vuoi salutare Gandini? Eh beh sì, un saluto a Dick Kemp. Se ci fosse anche lui. Sì, beh, un compagnone, sicuramente non manco questi appuntamenti. Dri non va di tabella, poi c'è il fallo di Mattias Prinzi per rimbalzo contro Guerci che ha accentuato il contatto. Guerci andrà in lunetta con due tiri liberi. Un aneddoto su Gandini? Beh, onestamente messa così sono un po' impreparato. Posso dirti una cosa però, che lui è un grandissimo giocatore, anche una grandissima persona, che mi ha stupito molto, no? Commentavo Trieste, per abnegazione e per spirito di sacrificio. Sicuramente le occasioni di Verona e anche la chiamata allo Star Game di Mantova della LNP sono tutte chiamate meritatissime, perché è stato un grandissimo lavoratore in palestra. Ci facciamo una trasferta per i playoff a Verona? Beh, perché no? Perché io no? Accredito Jack Braida, tu Luca Gandini? Sì, no, beh, sì, sicuro, mica paghiamo. Meno uno per... Credo, scherzando, siamo nuovamente lì, cioè. Ma io sì. Sto concentrati, Max. Meno uno, punto per Costa Volpino, 45 secondi alla fine della terza frazione. Udine deve per forza trovare un canestro, Gueye cerca di farlo, lo fa, da tre punti. Più 4 GSA, 51-47, 35 secondi alla fine del terzo periodo. Difesa zona per Udine, 2-3. E 2-3, rispondiamo Pamper Focaccia, importante questa tipa di Gueye. Becerra da tre punti non va, secondo ferro Mattias Principe, estrae dalla paglia, diciamo così, un rimbalzo. Sì. E scatena anche l'uno del pubblico. Udine potrà andare fino in fondo, e in bonus anche Costa Volpino, 10 secondi alla fine del terzo quarto, andrà piazza in palleggio. Ancora l'architetto Shekera fa saltare Guerci, l'architetto sbaglia conclusione, Mattias Prinzi deve tirare, Mattias allo scadere terzo quarto, c'è! Mattias, il guerriero, ci sta. Principe, Udine più 6, 53-47. Giusto cameo.